L'idea è che oggi facciamo innanzitutto il punto del decennale di attività del nostro gruppo operativo epidemiologico, quindi l'umiltà di mettere la dizione luci ed ombre nasceva proprio dal fatto che nel corso di 10 anni abbiamo avuto modo di riflettere su quello che abbiamo fatto meglio, quello che abbiamo fatto peggio, e quindi oggi lanciamo alcune linee proiettive per il futuro. Certo è, per venire alla sua domanda, che durante il Covid abbiamo fatto bene, ed è questo proprio il punto che vogliamo sottolineare oggi, e sono molto grato anche della presenza delle autorità regionali e aziendali che accompagnano questo congresso per cercare di dare consistenza e durata alla comunicazione che andremo a fare. E noi abbiamo avuto una forte espansione delle aree di degenza e delle aree di degenza intensiva, subintensiva ed ordinaria. Questo ha permesso un decisamente migliore controllo della situazione legata al Covid, ma oggi rappresenta un enorme patrimonio di cultura e di struttura, di tecnologia, per continuare a controllare al meglio anche le infezioni correlate all'assistenza, il tema di stamattina, e soprattutto il grande problema della circolazione dei germi multiresistenti, che solo in un setting adeguato trovano la loro possibilità di una concreta gestione, di un migliore assetto. Noi abbiamo messo su delle strutture, abbiamo delle unità di personale in più, poche in realtà in questo momento alla luce della fine del periodo di emergenza. Abbiamo una grande flessibilità adesso nella possibilità di gestire gli spazi e le risorse, e questo cercheremo di giorno in giorno, di settimana in settimana, di adattarlo a quelle che sono le esigenze della fase pandemica, non solo, ma di tutto quello che abbiamo bisogno da assistere. Fino alla settimana scorsa abbiamo avuto quella che era la rianimazione Covid affollata da pazienti non Covid. Adesso i Covid stanno salendo, ieri abbiamo dovuto ricoverare 2 persone in rianimazione, quindi abbiamo riconvertito una delle 2 strutture di rianimazione della ASL di Pescara a Covid. Attualmente qual è la situazione all'ospedale Covid di Pescara? Allora, guardi, noi abbiamo un incremento della circolazione importante, un fortissimo incremento dell'attività del day hospital. Lo sottolineo perché per fortuna siamo molto ben impostati, ma anche e soprattutto per accettare i pazienti che hanno bisogno di prevenzione. Ieri abbiamo fatto 28 accessi di day hospital, oggi se ne aggiungono altrettanti, cioè sono persone che avrebbero tutti i fattori di rischio per poter progredire a forme più avanzate nonostante il vaccino, perché con tanti fattori di rischio, grazie all'antivirale, hanno una enorme probabilità di non progredire. Questa è una cosa molto importante che stiamo facendo tramite il day hospital. Poi c'è un'attività di assistenza maggiore nel pronto soccorso, abbiamo in generale tra le 5 e le 10 persone che sono in attesa di valutazione, ma soprattutto di eventuale ricovero se non dimissibili dopo la somministrazione dell'antivirale. Abbiamo avuto una riespansione modesta delle aree di degenza, attualmente abbiamo 24 posti Covid occupati, ma insomma fruibili, perché già ci sono parecchi dimissibili e 2 pazienti che abbiamo detto prima in rianimazione. Quindi stiamo andando verso una situazione di ripresa della circolazione, ma con la coscienza che se vacciniamo, lo strumento della quarta dose a tutti è geniale, dobbiamo cercare di utilizzarlo. Se vacciniamo tanto anche i sani, il virus circolerà meno, e poi dobbiamo evitare di tergiversare quando abbiamo un paziente a rischio che si infetta. Se si infetta una persona a rischio deve avere l'accesso all'antivirale, perché abbiamo la possibilità di bloccare la progressione verso il ricovero. Quindi è un dovere di ognuno di noi, di ogni medico, di fare di tutto perché la progressione al ricovero nei fragili non avvenga.